Prima tappa del nostro viaggio, Villa Bosniaschi o Villa Belvedere. La splendida vista di Pisa e dintorni ed entriamo nel retro della Villa Belvedere, sviluppata su due piani con seminterrato. La villa, appunto edificata nel 1881, ha pianta rettangolare e l'edificio era composto da 12 stanze. La villa venne abbandonata in seguito alla morte del proprietario ed utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale dalle truppe tedesche come punto d'osservazione. Adesso, come possiamo ben vedere, è in condizioni decisamente fatiscenti. Ci lasciamo i sotterranei alle spalle e ci dirigiamo verso i piani superiori. Attenti a non inciampare, proseguiamo e concludiamo il nostro tour. Vediamo evidenti segni del disagio e dell'abbandono. Dirigiamoci verso la prossima tappa. Adesso la seconda tappa del nostro tour giornaliero, il Passo di Dante, appellativo dovuto al fatto che venne menzionato dal sommo poeta nel 33° canto della Divina Commedia. Questi pareva a me maestro e donna, cacciando il lupo e i lupicini al monte perché pisan veder Lucca non ponne. Concludiamo il nostro tour conquistando una vetta, cima alla torretta, siamo arrivati.